Vi chiedo scusa sin da subito se uno è un po' buio, ma non ho le luci quelle fighe che hanno tutti gli youtuber e cose così. Mi devo arrangiare con la luce naturale che al momento manca perché c'è una nebbia allucinante, sono le 4 di pomeriggio più o meno, quindi sta già iniziando a diventare buio. Ovviamente ho dovuto tenere le luci spente la camera perché ho le luci gialle e sarebbe venuta una cosa davvero brutta da vedere e quindi nulla. Non avendo le luci, io faccio ancora più schifo del solito, ho dei capelli osceni oggi, davvero, perché avevo fatto le trecce stanotte e sono venuti così, a caso. E basta, mi sono zoomato un po' di più rispetto al solito perché se no appunto non mi vedevate, sarei rimasta là in penombra e non avrebbe avuto senso, ma volevo assolutamente registrare questo video perché oggi sono carica e quindi ne approfitto. Quindi iniziamo! Bentornati in questo nuovo video, mi fa strano essere di nuovo qui a parlare con voi dopo tutti i vlog che sto facendo uscire dove non sono davanti alla fotocamera qui fermo nella mia stanza ma gira e rigira e gira per il mondo, vabbè. E nulla, oggi siamo tornati con il Christmas Tag e sarà un video in collaborazione con Matilde del canale Matilde Carlighter, della crew a cui faccio parte pure io, che è la The Squad Crew. E nulla, appunto, questo sarà uno dei video che c'è nel calendario della nostra crew, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere la foto su Instagram, nella nostra page, nel nostro profilo, insomma, e in maniera tale da poter seguire tutti quanti i video. E nulla, vi lascio giù nell'info box il link al suo video e il link al suo canale, mi raccomando andatelo a vedere, mettete tanti pollici in su e iscrivetevi al suo canale. Quindi bando alle ciance, iniziamo con le domande. Numero 1, che film di Natale preferite? Allora, io direi che in generale tutti i film che sono usciti dagli anni 90 agli anni 2000, e nonostante non fossi praticamente ancora nata perché io sono nata nel 99, e tutti quei film lì, la maggior parte perlomeno, li ho amati, adorati, li ho sempre visti centinaia e centinaia di volte, quindi dai classici italiani, quelli i cinepanettoni si chiamano, e ho la batteria scarica, vabbè, e dai classici italiani appunto a tipo Mamma ha perso l'aereo, quella serie lì, il Grinch, oppure anche quelle tipo Santa Buddies, quelle con i cagnolini carini, e insomma tutti quei film lì li ho sempre adorati, e poi anche i cartoni animati tipo Topolino, Tom e Jerry, tutti quei cartonini che c'erano una volta, adesso non so se li facciano ancora e se li fanno saranno rivisitati al massimo, quindi non saranno più belli come erano una volta, e comunque anche quelli li ho sempre amati, li ho sempre straguardati e mi coinvolgevano troppo davvero. 2. Che colore natalizio preferite? Allora, io direi nel periodo natalizio il classico, bianco e rosso abbinati, perché c'è adesso la maglia bianca e bordeaux, ma non c'entra un caso, assolutamente non c'entra nulla. E però sono... Allora, il bianco mi mette allegria, anche se è un colore così neutro, cioè nel senso... Mi mette, non so, mi sveglia, non saprei come descriverlo, mentre il rosso assolutamente, vabbè, classico colore natalizio e mi ricorda in assoluto Babbo Natale, tutte le cose carine natalizie, perché alla fine il Natale è raffigurato con il rosso, quindi sì, sono un po' scontata. 3. Avete mai costruito un pupazzo di neve? Allora, assolutamente sì, quando ero più piccola abitavo in un palazzo, al quarto piano, di conseguenza non avevo un giardino, e ogni inverno, quando nevicava ovviamente, perché qui a Bologna non è che nevichi sempre e molto, e ogni volta che nevicava andavo giù nel giardino condominiale con il mio papà e a volte anche mio fratello a provare a fare questi pupazzi di neve che puntualmente venivano delle schifezze, ma io mi ci mettevo proprio di impegno, ero proprio fiera dei miei lavori, e alla fine erano dei così tipo alti così tutti, però va bene, non ho mai fatto un bel pupazzone di quelli. Solo una volta forse, che avevano fatto gli spalaneve, si chiama così, vabbè, una montagna enorme, e quindi tipo l'avevo un po' modellata, diciamo così, avevo fatto questa cosa gigante, ci avevo infilato due rami enormi come braccio, una carotola nel naso, e gli avevo anche messo, la sciarpa e il cappellino, e quello è stato davvero il mio orgoglio. Assolutamente sì, gli avevo pure dato un nome che però ovviamente non mi ricordo, ma vabbè. 4. Potete comprare un solo regalo, a chi lo fareste?
Allora, questa è una domanda tosta, nel senso che è difficile. Io sono una che farebbe regali a chiunque se potesse. E quindi sinceramente non saprei, cioè almeno avrei un po' il dubbio, però forse se si potesse, cioè sì, si può, farei il regalo al mio papà, nel senso che, per chi non lo sapesse, vabbè, non c'è più, ok? Non stiamo entrando nel dettaglio. E quindi niente, andrei a prendergli un, non so, un bel mazzo di fiori o un qualcosa da poter mettere lì da lui, e appunto nel cimitero, e con un bel bigliettino, e ovvio che lui non lo potrà vedere, però è il pensiero che conta, e comunque, cioè, io sento che c'è sempre, e quindi per me è come se in fondo fosse lì con la mano sulla spalla e mi dicesse: grazie piccolina, mi manchi, o qualcosa del genere. Adesso basta che se no mi viene da piangere. 5. Aprite i regali la vigilia o la mattina di Natale? Allora, quando ero piccola li aprivo assolutamente sempre la mattina di Natale, tranne negli ultimi anni, prima che scoprissi la verità, che andavo a dormire sul divano, perché volevo scoprire e vedere Babbo Natale, e quindi nulla, dopo ho iniziato col fatto che la domenica mattina dovevo andare dalla nonna e così di qua di là, e non c'era tempo per aprire tutti i regali sotto l'albero. Abbiamo iniziato con la famiglia ad aprirli alla cena della vigilia, dato che comunque bene o male ci riunivamo tutti lì, e quindi nulla. L'unica cosa di cui mi pentirò sempre è stata l'ultima vigilia con mio papà, che non resistevo più ad aprire i regali e li ho aperti quando lui non c'era, che è andato fuori ad accompagnare un nostro amico a comprare un regalo per la sua fidanzata, del nostro amico intendo, e lui mi ricorderò sempre che ci è rimasto malissimo per questa cosa, e non me lo perdonerò mai, ma ormai è successo. 6. Cosa amate fare durante le vacanze natalizie? Allora, calcolando che, vabbè, io vado a scuola, no, ovviamente, quindi cosa sono, 2 settimane di vacanze, più o meno? Boh, sì, comunque, vabbè, quest'anno tipo fino al 9, e dal 23, quindi sì, saranno 2 settimane più o meno, credo, sì, vabbè, ok, e nulla. Forse per me starei sempre a letto, a dormire, star lì col mio cane, mio telefono, e ciao a tutti, ma non si può, quindi niente, quando c'è la neve passerei tutte le giornate fuori in assoluto, con amici, col cane, da sola, insomma sempre fuori. E poi se no, vabbè, ovviamente stare al calduccio così a riposarmi, a rilassarmi, perché ne ho tanto bisogno, soprattutto quest'anno. E poi nulla, sì, comunque direi puntare al relax assoluto. Poi non lo so, quest'anno vediamo, devono ancora venire, quindi chi lo sa, vivrà. O vedrà, chi lo sa vedrà, no, chi lo sa vedrà. Vabbè, lascia stare, ok. 7. Il vostro desiderio natalizio più grande? Senza pensarci due volte direi in assoluto di avere con me il mio papà. 8. L'odore che vi ricorda di più il Natale? Allora, direi in assoluto il muschio, cioè il muschio, tipo l'odore che ha il presepe. Noi non, negli ultimi anni soprattutto non siamo soliti a farlo, perché col fatto che abbiamo un sacco di animali, se no sarebbe un problema con le statuine e tutte le cose così. Però quell'odore che fa proprio il muschietto, le cose del presepe, quell'odore lì in assoluto, sì. E mi piace un sacco, però non saprei descrivervelo. Penso sia odore di muschio, però non lo so. 9. Piatto natalizio preferito? Allora, direi in assoluto, anche se non è proprio un piatto, ma è un dolce, e il pandoro oppure il panettone, ma non quello classico con l'uvetta e tutte quelle cose lì che non mi piacciono assolutamente, ma il pandoro, quello tipo col cioccolato, con la crema, tutte quelle cose lì, insomma, quello è proprio dolce che ti fa venire il diabete per bene. E poi ovviamente i tortellini, che adesso ci stavo pensando, non mi ricordo se a Bologna sia tradizione mangiare i tortellini a Natale o a Pasqua o per qualche altra festività, forse è Natale, sì. Vabbè, comunque noi mangiamo sempre i tortellini, quindi i tortellini della nonna tutta la vita. 10. Questa la leggo perché è lunga e se no non me la ricordo. Prodotti make up must have che non possono mancare il giorno di Natale? Allora, direi in assoluto il rossetto rosso, classicissimo. E io di solito non metto rossetto, cioè voi nei video magari mi vedete con, ma è difficilissimo che io metta rossetto perché è palloso, giusto le tinte. Problema è che non le ho, cioè le ho ordinate, ma tipo da un mese che le aspetto che arrivino, ma va bene, dettagli, non c'entra.
E quindi sì, rossetto rosso, anche se su di me non ce lo vedo molto, infatti lo tengo molto leggero. E poi basta, sì. Comunque se... e l'oro negli occhi, assolutamente, mi piace un sacco. Infatti di solito più che rossetto tendo a mettere, a fare tipo uno smokey con un po' di oro verso l'interno dell'occhio, o comunque qualcosa di molto più elegante, tradizionale, che richiami la tradizione del Natale, insomma, con i colori, con i glitter e la lucentezza, insomma, che ci dà questa festività. Quindi, il video è finito, io sono diventata tipo grigia, sembro un fantasma, guardandomi dallo specchietto lì della fotocamera. Mi sta morendo anche la batteria, quindi devo scappare. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi rinvito ad andare sul canale di Matilde. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!